Bentornati in questo nuovo video di Alias 0045, che sono io, e questa è una nuova serie di Minecraft, già. Allora, in questa serie, indovinate un po' cosa farò. Ah, sì, ho installato il nuovo snapshot, quindi non vi stupite se vedrete cose molto strane, wow, perché il nuovo snapshot aggiunge delle cose molto belle, tipo quella del nome dell'oggetto quando si cambia. Tipo, guardate adesso, io cambio e viene fuori chest. Wow, che cosa bella. Vabbè, comunque non è una, non è che una delle molte novità, ma comunque dicevo un attimo che ok, sì, allora ok, fatto. Vabbè, comunque dicevo, questo sarà un gameplay in cui, udite, ci saranno alcune, vigeranno alcune regole. Ad esempio, il fatto che ogni notte io debba costruirmi una casa diversa. Eh già, e questo implica, indovinate un po', il fatto che io sia un nomade. Wow, nomade! Infatti questa nuova serie si chiama Nomad. Oh, che fantasia, ragazzi, yeah! Comunque, appunto, questa nuova serie si svolgerà in questo mondo e, come ho appena detto, ogni notte sarà, penso, un episodio, perché non farò episodi troppo lunghi, e mi costruirò una casa ogni notte. Ogni tanto sarà tipo sugli alberi, ogni tanto nelle grotte, ma sarà sempre costruita in modo molto strano. Quindi questo sarà il mio obiettivo per questo let's play, fare delle case abbastanza inquietanti. Quindi, or dunque, beh, direi che questo piccolo rifugio potrebbe andare, anche perché non devo esagerare. Comunque mi faccio subito un piccone di pietra e quello di legno lo mando a quel paese. Poi una spada. Poi un'ascia. E una pala. Perché la regola del buon nomade, che ho appena inventato, è che bisogna sempre essere attrezzati, e quindi mi faccio gli attrezzi per essere attrezzato. Vabbè, questa era pessima di battuta, ma vabbè. Comunque, ora. Oh sì, il mio viaggio sarà viaggioso, nel senso che dovrò procurarmi molta ghiaia, che per fortuna ho appena visto, perché, come potrete intuire, non avrò una dimora fissa, e quindi ogni tanto tornerò, ad esempio, indietro in altre case o farò altri giochetti del genere. Comunque, segnerò sempre la mia strada con un sentiero di gravel, che sarebbe questa ghiaia, per non perdermi mai e, vabbè, poter tornare indietro. Più o meno avete intuito come potrebbe funzionare questa cosa. È fighissima questa cosa del nome che compare sopra gli oggetti quando li si cambiano. Penso che se l'aggiungeranno, e l'aggiungeranno penso, sarà una delle novità più belle. Anche se, cioè, non serve una mazza, però è bello. Yeah. Oh, del carbone. Bene, bene. La parte mineraria sarà abbastanza ridotta, perché, appunto, se sarà un nomade sarà più incentrata sulla costruzione di case. Il problema è che dovrò fare molta provvista di ghiaia, perché ho in progetto di viaggiare molto. Quindi questo primo episodio sarà un po' più corta la parte esplorativa, ma non importa. Vabbè, questa diventerà la mia miniera di ghiaia, mi sa. Quindi ora mi farò un bel cartello con su scritto miniera di ghiaia. Eh già, avete capito bene. Visto che devo sempre tener conto delle cose che faccio, qui metterò "ammirate la mia bravura nel scrivere messaggi". Ah, guardate. Vabbè, no, ok, scherzavo. Comunque, or dunque, questa sarà la mia miniera di ghiaia, e ora
Dovrei averne raccolta abbastanza per un primo viaggio. Che vabbè, non metterò ghiaia proprio dappertutto. Cioè, non farò una strada continua di ghiaia, ma farò ogni tanto un pezzetto, tipo giusto per segnarmi la strada. Qui c'è della roba, qui c'è un albero. Mi accaparrerò tutta questa legna. Ok. Ora. Ah, comunque per chi non l'avesse ancora capito, sto viaggiando a casaccio, eh. Ok. Ora. Penso che abbiate già capito come funziona. E questo mi rende molto felice. Yeee, felice! Vabbè, comunque. Sì. Farò anche quando ci sarà da attraversare tipo ponti o altra roba. Cioè, scusate, fiumi. Farò dei ponti e altre cose. Poi la strada ovviamente la migliorerò. Comunque, tutto questo sarà in questa fighissima serie. E sarà la miglior serie di Minecraft mai vista in tutto YouTube. Cioè, vabbè. Comunque, mentre uccido i maiali. Uccido i maiali. Ok, allora. Mi procurerei un po' di cose. Ok, no, non cantiamo la sigla della signora in giallo. Non lo facciamo. Ok, allora. Mi spiace che mi stia già finendo la pala, perché non ho voglia di fermarmi. Vabbè, comunque. Questa dirtosissima dirt. Ok. Quindi questo è il ponticello che mi condurrà alla mia prima dimora. Già già dimora. Non so perché adesso ho in mente la musica della signora in giallo. Così si vede che mi è rimasta in testa da quando l'ho visto l'ultimo. No, non è vero, non l'ho mai visto. Però boh, non so perché. Comunque, ehi mio Dio, ma Dio! Sta laggando. Ok, ci sta. Allora, poi qui facciamo una circumnavigazione di questo fossiciattolo. E oh, ma questo fossiciattolo potrebbe diventare la mia prima casa. Eh già, ora ucciderò anche ancora qualche maialozzo. Maialozzo! Ok, adesso. Wotawotawota! No, aspettate, devo mettere la grafica su Fancy, perché guardate che figo, gli oggetti sono tridimensionali. È troppo figa questa cosa, guardate. Che bello. Guardate, io lancio gli oggetti e ruotano. Cioè, questa cosa è una rivoluzione, ragazzi, è una rivoluzione. Cioè, cambierà il mondo. Oh mio Dio, un lupo. Ciao lupo. Dudi dudi dudi. Non inclina la testa però. Oh sì, aspetta, dritta. Inclinata, dritta. Ok, basta, no, non devo copiare l'altra gente. E se non sapete di chi sto parlando, siete dei barboni. Comunque. Costolette di maiale, interessante. Ok, altre costolette di maiale. Ora che ho finito di assassinare i maiali come un pazzo assatanato, maniaco, eccetera, eccetera, posso costruirmi la mia prima casetta. Spero che nessuno abbia mai avuto quest'idea delle casette sott'acqua, perché se no sembrerà che io l'ho copiata, ma in realtà, cioè, penso di averla inventata io. Cioè, sicuramente qualcuno ci avrà già pensato, però questo non significa che io l'abbia copiato da lui. Povero ciccio. Comunque. Sì, ora devo minare un po' in profondità. Se magari evito di morire. Se magari evito. Ok, meno male. Meno male. Ok, ora. È giunto il momento di costruire la prima casatta e i cartelli multiuso si usano anche per costruirsi le case sott'acqua. Quindi, ragazzi, ricordatevi, questi sono cartelli multiuso. Si possono usare anche come stelle ninja. Immaginatevi di lanciare un cartello addosso a un maiale. Sarebbe una cosa molto divertente, no? Bene, bene, bene.
Perdinci bacco. Allora, alziamo un po' il soffitto. Ora farò delle migliorie a questa casetta. Vabbè, magari mi interrompo un attimo, scavo meglio la casetta e poi ritorno da voi. Ciao ragazzi! Ha! Ha! Non ve lo sareste mai aspettato, ma questa è casa mia già. A parte la laggata. Spero vi sia piaciuta questa mia bellissima casetta, perché è la prima, la capostipite di tutte le mie altre casette. Oh, come parlo bene, capostipite. Vabbè, comunque. Come avete visto, è arredata a mo' di miniera abbandonata. Che stile. E vabbè, è subacquea. E qui sotto, e qui sopra, anzi, c'è un orologio molto carino che mi dice quando è giorno e quando è notte. Abbastanza brutto, se vogliamo, ma ok, così già meglio. Vabbè, comunque questa è la mia prima casetta. Guardate, qui c'è la chest con dentro la mia roba, la fornace. E dunque, questo era il primo episodio di Nomad. Magari il prossimo episodio andrò in miniera un pochino, perché comunque qualche risorsa base la devo avere. Comunque, questa era la mia prima casa. Guardate ragazzi, bilocale, che arredamento, che stile. Vabbè, comunque, questa era la mia prima casa. Se questo episodio vi è piaciuto, ricordatevi di farmelo sapere mettendo indovina un po' mi piace. Yeah, se vi piace dovete mettere mi piace. Sì, era abbastanza scontato, ma vabbè. No, dico che questa porta non ci sta con questo arredamento. Un attimo, proviamo di qua. Che dite? Ah, è bruttissima. Ok, vabbè, comunque, a parte questo, questi episodi sono fatti tutti con i nuovi snapshot. Quindi ogni nuovo snapshot uscirà, cioè ogni nuovo snapshot che uscirà io lo installerò subito. E quindi per questo episodio era tutto. Al prossimo episodio, ragazzi. Ciao.